Amichevoli con una vittoria del Milan, 3 pareggi, 3 vittorie del Boca, l'ultima con Maradona in campo, giocata a San Siro l'8 settembre del 1981, successo per 2-1 di coloro che vengono chiamati nel loro paese i Xeneises, vale a dire i genovesi, gli zenesi, praticamente prendendo spunto dal dialetto del capoluogo ligure. Siamo dunque nell'imminenza della partita, vedete Capitan Maldini che sta per condurre per mano i suoi compagni di squadra. E a proposito di Maldini, è doveroso dare alcuni dati: 35 anni, 20ª stagione con il Milan, e sarà questa la partita ufficiale in maglia rossonera, anche se ovviamente si tratta di maglia bianca, numero 725. Baresi si è fermato a 719 per quanto riguarda le coppe europee, a 132, 100 in Coppa dei Campioni, 126 volte nazionale A, 10 trofei internazionali, ci sono 4 coppe dei campioni, 4 supercoppe europee, 2 intercontinentali, e poi ovviamente arrivare a 11. Ed ecco l'ingresso in campo dei giocatori, e ci sono alcuni dati importanti, curiosi, che riguardano soprattutto, Aldo, la difesa del Milan. Pensa, Cafu 33 anni, Costa Curta 37, 35 Maldini, 32 Pancaro. La media esatta è di 34 anni abbondanti, insomma, per quanto riguarda l'esperienza. Grande esperienza, ma anche grande vigore atletico, lo sta dimostrando Maldini, lo sta dimostrando anche Cafu, ha detto bene in pregara a Tassotti. Pippo Inzaghi, un conciliabolo tra lui e Ancelotti proprio questa mattina. Inzaghi, già lo avevamo sentito ieri, non era del tutto convinto di avere nelle gambe 90 minuti e per questo motivo ha preferito iniziare dalla panchina. Vediamo subito Perea, il colombiano cerca di dare profondità all'azione con la palla che è terminata in fallo laterale per la rimessa in gioco del Milan. Vediamo comunque che Baros Schelotto, eccolo qui, no, questo è Guillermo, sì, è sempre lui, Baros Schelotto che sta giocando sulla fascia destra, mentre Pirlo tocca in direzione di Billy Costacurta, la palla sulla destra per Cafu. Attaccato da Cagna, Cafu deve dare profondità all'azione, preferisce toccare in direzione di Gattuso, ancora Gattuso, cerca nuovamente Cafu, c'è Clemente Rodriguez sulla palla. È intervenuto poi ancora il Milan in possesso della sfera con Gattuso, che ha servito in qualche modo Kakà, ancora Kakà lotta con grande caparbietà, ma il pallone gli è stato soffiato dal giocatore maglia numero 18. Esterni, Pancaro lo sta facendo, Cafu ora ha cominciato anche lui. Attenzione, palla buona, Thomas! Thomasson a metà del primo tempo, questa verticalizzazione, il danese che ha sostituito Pippo Inzaghi ha battuto a Bondansieri quando siamo al 23esimo minuto, Milan dunque in vantaggio in questa finale numero 42 della Coppa Intercontinentale. E negli ultimi 10 minuti si è ribattata la partita, il Boca che giocava palla, Milan che stava nelle posizioni per cercare lo spazio giusto. Bravo è stato sia Shevchenko ad andare nello spazio, ma soprattutto Thomasson che gioca in mezzo ai due lunghi Burdisso e Schiavi, molto abili tatticamente. Bella palla ancora Pirlo, perfetta nel mezzo, era indirizzata a Shevchenko l'ha appena sfiorata, anzi l'ha lasciata passare per Tommaso, si era accorto, e poi fra le gambe di Abbondanzieri, bravissimo Tommaso, freddo, non tocca molti palloni e non ne toccherà molti in questa partita, ma ne ha toccato uno importantissimo. Jóndal Thomasson, ricordiamolo, 3 gol in 8 presenze di campionato, in Coppa dei Campioni non era ancora andato a segno, ma era stato il grande protagonista 2 anni fa in occasione della finale di Coppa UEFA, allorché militava nel Feyenoord. È lui il protagonista, è lui l'uomo che ha spezzato il risultato a favore del Milan, e c'è da dire, come giustamente aveva sottolineato Aldo Serena, che era il momento in cui aveva preso confidenza con la partita del Boca Junior, e il Milan l'ha subito punito con questa splendida verticale determinazione, e ha spazzato via il pallone dalla propria metà campo, lo ha scagliato lontano, non ce l'ha fatta a domarlo Andriy Shevchenko, e si riparte ancora una volta con un calcio di rinvio per Abbondanzieri. Ricordiamo il risultato: Milan 1, Boca Juniors 0, il gol al 24esimo minuto reca la firma di Jóndal Thomasson, inquadrato, lo stacco di Kakà, la palla che finisce in fallo laterale per la rimessa in gioco del Boca. E Perea, mentre vedete sventolio delle bandiere rossonere, tutti in festa, ricordiamo che sono 1000 i sostenitori arrivati dall'Italia e anche da altri paesi a urlare Forza Milan, ma sono tantissimi giapponesi che hanno con sé bandierine rossonere. Tocco sulla destra per Cafu, unico giocatore della storia del calcio ad aver disputato 3 mondiali, 3 finali mondiali consecutive. Maldini,
cerca Kakà, attaccato da Perea in maniera scorretta, calcio di punizione a favore ovviamente del Milan. Già ammonito Perea, gioca sporco, ha toccato da dietro Kakà inibendogli lo stop, ma fortunatamente l'arbitro ha visto quella leggera spinta. Ancora un intervento acrobatico in tuffo da parte di Gattuso, poi Pancaro che sta giocando una buona partita, fa filtrare la palla che Seedorf non riesce ad agganciare e riparte con Burdisso. Il Boca Juniors spalla sulla sinistra per Cagna che presidia sempre la corsia esterna. Ancora Cagna cerca lo smarcamento dei suoi, la palla è per Baros Schelotto che tocca ora per Yarley. Ancora Yarley, ancora Baros Schelotto. 6 gol per questo giocatore nell'ultima edizione della Libertadores, mentre Cafu ha tentato una dribbling. Non deve esagerare Cafu, aveva la possibilità di dar palla nel mezzo a Pirlo, c'era anche Seedorf, invece l'ha persa. Ancora Schelotto, mette in mezzo, attenzione, c'è stata la grandissima parata, l'opportunità per il pareggio c'è. Errore di Cafu e ha pareggiato Donet, l'ex giocatore del Venezia. È andato in gol su questo errore del Milan che ha perduto palla sulla tre quarti. Dicevi appunto di Cafu che non doveva perdersi, non doveva gigioneggiare, palla messa in mezzo, è riuscito in qualche modo a metterci una pezza Dida e poi il gol di Matias Donet. Ricordiamo nel 2001-2002 era al Venezia e quest'anno ha segnato solo un gol nella Libertadores proprio il 28 maggio, nello stesso giorno in cui il Milan conquistava la Champions League. Errore grave di Cafu, mortale, perché quando la squadra è in uscita non è preparata bene, è stato bravo il Bo ad andare subito in mezzo all'area di rigore, crossare nel mezzo. Dida ha scelto l'uscita, poteva anche forse stare in porta, ma Yarley avrebbe potuto anche freddarlo. Nessuna colpa per il portiere. E vediamo ancora la fase conclusiva con il tocco ormai a porta vuota dell'ex giocatore del Venezia. Pensate che questo Matias Donet giocava inizialmente nel Santa Fe, come abbiamo detto lo aveva acquistato il Venezia nel luglio del 2001, nel 2002 è passato al Boca, precedentemente giocava da trequartista. Il portiere fa pretattica, sì, sì. E hanno usato tutte queste piccole strategie i giocatori del Boca, hanno voluto perdere tempo. Comunque vediamo poi che cosa succede, vediamo se il Milan va a battere con Pirlo. Attenzione, la conclusione è parata. Non ha guardato il portiere questa volta Pirlo, lo ha guardato all'inizio della rincorsa, poi ha effettuato i due passi guardando il pallone, guardando per terra, e Abbondanzieri si era spostato da quella parte, l'ha presa bene. Ed è abbastanza strano vedere Pirlo che non realizzi un calcio di rigore, ha provato, ha aspettato forse che il portiere cadesse a terra, ha cercato con quel mezzo colpo sotto, una fucilata con colpo sotto, ovviamente non il tiro a cucchiaio come si suol dire da un po' di tempo a questa parte, mentre ora è il turno di Schiavi. Ha segnato 3 gol nell'ultima edizione della Libertadores, 2 su calcio di rigore, 1 anche nell'ultima partita, quella decisiva giocata al Morumbi contro il Santos, il gol del 3-1. Batte forte solitamente Schiavi, non sta mica ad andare per il sottile, attenzione alla sua cannonata, tiro, gol! Schiavi e gol! La cacciata forte e anche precisa, la destra di Dida che si era spostato a sinistra, non centrale ma raso terra forte. Si è sentito nettamente la palla colpire il legno basso, quello che tiene tese le reti dietro i pali e dietro la traversa. È il momento di Rui Costa, dunque il Milan è sotto di un gol ai calci di rigore. Ricordiamo che durante la partita il Milan era stato in vantaggio, poi si era fatto raggiungere, vediamo se il Milan riesce a capovolgere questa situazione. Tocca a Rui Costa, giocatore che non ha mai segnato in queste due stagioni, vediamo se riesce a battere il portiere, il tiro, gol! Anche lui non ha guardato il portiere, gli ultimi due passi li ha fatti abbastanza velocemente, ma ha incrociato bene, ha calciato forte, raso terra. Abbondanzieri ha capito, ha intuito da che parte avrebbe tirato il portoghese, ma non è riuscito a toccare la palla. Dunque è il momento ora di battaglia, mentre vedete che sono tutti a centrocampo i giocatori del Milan, grandissima la tensione che si può leggere sui loro volti. Ovviamente sono momenti, pensate, palpitanti e decisivi per noi che seguiamo la partita, ma pensate per i giocatori che stanno per raggiungere un trofeo importantissimo, si stanno giocando il titolo di campione del mondo per club. Battaglia contro Dida, attenzione, battaglia, va Dida, para! Rincorsa lunghissima di Battaglia, che anche lui ormai stanco, non ha guardato il portiere, ha guardato per il pallone cercando di colpire bene la palla di collo. Dida si è spostato da quella parte, è stato colpito anche forse allo stomaco forse.
Rivediamo ancora la conclusione, sì, la palla ha colpito, no, prima il gomito sinistro stomaco. E poi lo stomaco. Comunque Dida si è rivelato ancora una volta un portiere attentissimo sui tiri dal dischetto, ricordiamo ne aveva parati 3 contro la Juventus. Ora è il momento di Clarence Seedorf e sale ovviamente la tensione, grande emotività. Seedorf contro Abbondanzieri che se la prende sempre con grande calma. Rincorsa proprio laddove ci sono dietro la porta i supporter del Boca. Parte Seedorf lentamente, il tiro ha cercato di calciare centrale forte Seedorf. Spesso quando si calciano i rigori alla fine in 5, calciando forte si trova il gol, perché il portiere spesso si muove, se non sempre. Lui ha calciato alzando la palla neanche centrale, sopra proprio l'incrocio dei pali, non ha colpito bene, ha colpito con il corpo all'indietro. Dovrebbe essere Donnet, ha calciato decisamente male Clarence Seedorf. Donnet l'autore del gol del pareggio nei 90 regolamentari. Siamo sul risultato di 1-1, ma ovviamente ha la possibilità ora di portarsi in vantaggio. Donet batte, attenzione il tiro, c'era quasi arrivato Dida, l'ha vista, l'ha battezzata bene, non l'ha presa, troppo forte. Sì, ha tirato sulla forza, sulla potenza Donet, non ha guardato forse la precisione, ma ha tirato con tutta quell'energia che aveva in corpo. La palla è passata sopra Dida che si è spostato sulla destra, il tiro non era molto angolato. È stato sfortunato il portiere, ma Donetta ha calciato con grande potenza. Tocca a Costa Curta, giocatore che è sempre stato precisissimo, allorché anche in maglia azzurra, anche con la nazionale, è stato chiamato a battere dal dischetto, e l'arbitro dovrebbe almeno ammonire questo Abbondanzieri che è sempre lì a dar fastidio a chi deve tirare. È una tattica che finora ha prodotto qualcosa di positivo. Vediamo se Costa Curta riesce a fare gol, però ovviamente c'è sempre il vantaggio da parte della squadra avversaria. Costa Curta, mamma mia, ha guardato il pallone Costa Curta cercando appunto l'impatto giusto, poi ha colpito per terra davanti alla palla, purtroppo è andata così. Questa la tensione... è la classica zappata questa. È la tensione, la paura, e sì che ha guardato bene il pallone per colpire la palla forte, per calciarla dritto per dritto nel mezzo. Non è stanchezza, non è tecnica, è la tensione che ti attanaglia le gambe e la mente. Vediamo ora di chi è il turno. Quarto rigore dunque per la formazione del Boca con Cascini, Alfredo Raul Cascini. Il Milan ha battuto 4 rigori, ha fatto un solo gol, se qui fa gol Cascini è finita. Dida deve compiere il miracolo, attenzione Cascini, il tiro, gol. È finita. Il Boca dunque batte i rigori, il Milan, 7 secondi di pausa per noi.